Perdonare. Fermati e rimani sul tuo pezzo di terra, dove sono i tuoi piedi. Stai davvero lì, con tutto te stesso, corpo e mente. Da questo posto arriva tutta la tua saggezza, arriva ogni risposta ti sia possibile sapere proprio in questo momento. E quando vedi qualcuno ferito, stringi forte la tua spada e sappi che non puoi aggiustarlo. Testimonia invece con la terra quell'altro corpo, tutta la sua saggezza trovata e introvabile. E quando vedi qualcuno ferito, stringi forte la tua spada e sappi che non puoi aggiustarlo. Testimonia invece con la terra quell'altro corpo, tutta la saggezza trovata e introvabile. E quando pensi, voglio liberarti dalla tua sofferenza, semplicemente stai. E quando pensi, voglio liberarti dal tuo dolore, semplicemente stai. E quando pensi, non posso sopportare di stare qui. Devo fare qualcosa, semplicemente stai. E se davvero devi fare qualcosa, allora ricorda l'amore e respiralo. Sii amore e lascia che le cuciture della tua anima si ammorbidiscano e si sciolgano, così che il confine tra me e te non ci sia più, e si sia entrambi amori e testimoni dell'amore, in piedi. Radicati a terra, domanda e risposta. Bene, mettiamo nella nostra posizione di pratica, una posizione che scegliamo confortevole e dignitosa in modo che ci sia possibile rimanere stabili in questa posizione. Ascoltiamo l'appoggio dei piedi a terra. L'appoggio del bacino. E il senso di dignità ed elevazione della colonna vertebrale. Lasciamo che la nostra testa sia ben poggiata sulla colonna vertebrale, in modo che non ci sia fatica a mantenere la posizione. E poi portiamo l'attenzione al respiro. Nel punto in cui c'è più facile percepirlo. Se possibile, scegliamo il punto più profondo. Può essere la gola, il torace o l'addome. Più è profondo il punto in cui osserviamo il respiro, più stabile è la percezione interna. Perché nei primi minuti di questa pratica cerchiamo di coltivare un senso di stabilità. Radicamento. E quindi lasciamo che la nostra attenzione sia prevalentemente orientata al respiro. Inspirando, so che sto inspirando, espirando, so che sto espirando.
Lasciamo che il nostro viso si ammorbidisca in un sorriso. Lasciamo che le nostre spalle abbandonino la tensione. Prendiamo rifugio nel punto di quiete che sperimentiamo in questo momento. Senza biasimo per la nostra agitazione, cerchiamo di tenere l'attenzione sull'area di quiete. E da questa area di quiete che osserviamo il nostro respiro e gradualmente diventiamo il nostro respiro. Lasciamo che questo punto di quiete venga coltivato dalle qualità che vorremmo avere. Non preoccupiamoci se sono già presenti oppure no. Immaginiamo che queste qualità dimorino in quel punto di quiete. Prendano stabilità in quella quiete. Potremmo coltivare saggezza, che è quella che ci viene dal nostro percorso di vita. Tutte le cose che abbiamo imparato grazie ai nostri errori. Riconosciamo la qualità tenera e aspra della nostra saggezza. E l'apertura che porta nella nostra calma. E se in qualche momento della nostra vita ci siamo sentiti in colpa per quello che abbiamo fatto, o siamo stati incolpati, lasciamo che con ogni espirazione questa colpa scivoli via e si trasformi in saggezza.
Ci autorizziamo a lasciare andare. Ci autorizziamo ad essere noi stessi. Potremmo sentire il nostro corpo come una montagna, stabile e dignitoso, anche di fronte alle tempeste più grandi. E poi lasciamo emergere il ricordo delle tante situazioni in cui siamo stati coraggiosi, coraggiose. Nelle piccole e grandi cose. E lasciamo che questo coraggio si leghi in un abbraccio alla nostra saggezza. Cerchiamo di non essere né timidi né modesti nel mettere a fuoco il coraggio che abbiamo avuto. E lasciamo che prenda dimora e spazio dentro di noi. A volte abbiamo avuto il coraggio di sostenere la disapprovazione, altre volte il coraggio di affrontare le difficoltà, altre volte il coraggio di stare accanto a una persona che soffriva e altro ancora. Perché sono infiniti i piccoli e grandi frammenti di coraggio. E quando sentiamo che questa percezione di coraggio, saggezza e calma è sufficientemente stabile, guardiamo di fronte a noi una difficoltà che incontriamo in questo momento. Osserviamola con gli occhi della saggezza. Gli occhi della compassione, gli occhi del coraggio. Osserviamola senza fretta e senza l'avidità della risposta. La osserviamo perché abbiamo il coraggio di starci di fronte senza scappare.
Diamo spazio alla nostra grandezza e alla nostra vulnerabilità e capacità di stare di fronte alle difficoltà. E lasciamo che ogni parte del nostro corpo si nutra di queste qualità. E poi negli ultimi minuti di pratica portiamo la mano sul cuore. Lasciamo che sul cuore si poggi un augurio, che io possa avere il coraggio di essere dentro la mia vita. Che io possa avere il coraggio di stare di fronte alle difficoltà che incontro per trasformarle in saggezza. Poi con la terza espirazione riapriamo gli occhi.